Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Bruna Giulia, vi do il benvenuto dal CUFRAD a questo spazio dedicato alle videotestimonianze dei nostri ospiti. Con noi oggi abbiamo il signor Andrea, benvenuto Andrea. Grazie dottoressa. Allora, Andrea e il signor Andrea è da qualche tempo che è nostro ospite presso qui il CUFRAD. Arriva da una la storia di vita del signor Andrea è caratterizzata da una storia importante di dipendenza dall'alcol, che ha avuto poi delle ripercussioni nella sua vita, portandolo ad avere delle conseguenze alquanto negative. Però andiamo con ordine, chiederei ad Andrea se voglia un attimino di iniziare da quella che è stato magari qualche ricordo dell'infanzia, per poi passare a quello a quando è nato la sua dipendenza, il suo abuso con l'alcol. Grazie, buongiorno a tutti. Io ho avuto un'infanzia bella, senza problemi di alcol, anche ci mancherebbe. E lavoravo con mio padre, andavamo molto d'accordo, e poi un bel giorno abbiamo cominciato a discutere un pochettino per delle stupidaggini, e allora abbiamo deciso, visto che avevamo un'impresa edile, di dividerci in due. Poi, andando avanti col tempo, adesso è venuto a mancare e io ho cominciato molto a bere parecchio bevevo, e comunque ho anche una bella famiglia che mi sosteneva con due bambini piccoli, e quindi iniziamo da un'infanzia di per sé non problematica, caratterizzata appunto, da come raccontava, da un buon rapporto sia con sua madre sia con suo padre. I problemi con l'alcol sono forse iniziati nel periodo dell'adolescenza, quando ha iniziato a, diciamo così, far uso di alcol in modo sociale. Quindi sì, quando usciva iniziava a bere, magari per riuscire a uscire un po' dal proprio guscio. Sì, cominciavo a bevicchiavo, però normalmente un po' a pranzo, un po' a cena, poi non toccavo più l'alcol. Invece col passare del tempo ho cominciato sempre più bere, sempre più pesante, il pomeriggio, presto, al mattino. Sono arrivato perfino a consumare alcol al mattino appena sveglio. Per me era diventata una cosa incredibile e non riuscivo a farne a meno, perché mi dava il senso di tremolio, star male, proprio da bere, non mancava mai. La cosa più importante è che non mancasse l'alcol, poi del resto non me ne fregava più niente. Quindi molto spesso nelle persone che hanno una dipendenza da alcol si ha proprio questo passaggio da un uso quotidiano che poi diventa un abuso, fino ad arrivare a una dipendenza vera e propria dall'alcol, dove ogni stimolo esterno non conta più nulla. La cosa più importante è come riuscire a procurarsi, nel suo caso, l'alcol, per riuscire ad affrontare qualsiasi problema durante la giornata. E quindi poco per volta si arriva da un abuso, da un momento di abuso, a una vera e propria dipendenza, non riuscire più a far meno, non riuscire a far nulla durante la giornata se non utilizzando in questo caso l'alcol. Andrea, quando si è reso conto che la situazione stava sfuggendo di mano e non riusciva più a gestire tutta la sua vita, come ad esempio banalmente un lavoro, piuttosto che la relazione, come diceva lei prima, con sua moglie, con i suoi figli? Ma allora, col lavoro è stata una cosa disastrosa, perché tutti mi cercavano sempre il lavoro, fare dei lavoretti, e tutti mi dicevano che lavoravo bene. Infatti io ero abbastanza orgoglioso di me, però poi non riuscivo, ho fatto perdere la fiducia alla gente che mi conosceva, perché comunque hanno detto: puoi lavorare in uno stato così,
già ubriaco al mattino, e lì non, la conseguenza è che ho perso tanti soldi e il lavoro, e lì ho sempre continuato a bere finché mi sono reso conto che era ora di smetterla. Anche a casa c'erano sempre discussioni create da me, sicuramente, perché con l'abuso di alcol combini di tutto e di più, dalle bugie a qualunque cosa. Una cosa incredibile l'alcol, una brutta cosa. È come se l'alcol la trasformasse da persona buona, quale era e quale è tuttora, l'alcol avesse questo potere di trasformarla, di far uscire il peggio di sé, raccontando magari bugie a quelli che erano i familiari delle persone che cercavo, immagino, di starle vicino, la cercavano di supportarla, di farla uscire fuori da quella dipendenza che l'aveva praticamente catturata in tutto e per tutto. Ha avuto anche delle conseguenze anche dal punto di salute, che l'hanno portata poi a avere delle problematiche molto importanti dal punto di vista appunto sanitario. Sì, ho avuto gravissime conseguenze. Mi ritengo anche fortunato, perché non tutti vanno in coma due volte e ne riescono a uscirne. È una cosa che non c'è da sottovalutare, è molto pericoloso. E comunque io adesso sono tranquillo, perché sto bene, non è più come, certo, manca la famiglia, però è giusto così, me lo sono meritato, e adesso voglio uscire a testa alta, perché la mia famiglia mi ha perdonato ed è giusto che io esco con la testa alta e continui così, non più con l'alcol, devo cominciare una nuova vita. Dicevamo prima, ha avuto due coma dove l'hanno messa veramente a dura prova, però forse sono stati proprio queste situazioni così al limite che l'hanno portata a decidere di iniziare un percorso in comunità. E quindi anche rivolgendosi magari ai servizi, al SERD del proprio distretto, a decidere di iniziare un percorso in comunità. Ed ecco qua che è arrivato al CUFRAD. Ci vuole magari raccontare un po' la sua esperienza iniziale, poi l'evoluzione del suo percorso? Ma all'inizio mi sono trovato bene io al CUFRAD. All'inizio ero un po' perplesso, perché comunque mi avevano già dato le cure per l'alcol, quindi non tremavo, e allora per me pensavo, ma tanto sono guarito, cosa faccio io qua? E invece mi sono reso conto che comunque serve parecchio una comunità, perché ti aiuta a ragionare, riesci a parlare con altra gente che ha avuto gli stessi problemi, e quello vuol dire tanto, anche liberarti, non essere a casa, bere e non affrontare nessuno, le cose che del mondo. E allora io dico solo una cosa a chi beve o che usa altre droghe o qualcosa, di farsi aiutare, perché è l'unico modo di andare in una comunità. A casa non riesci a fare niente da solo, o fai e il giorno dopo ricominci. Come diceva Andrea, inizialmente c'è stata una presa in carico di lei, non solo dal punto di, cioè principalmente dal punto di vista farmacologico. Lei dice: pensavo di aver risolto il mio problema perché ero stato disintossicato in clinica e quindi non vedevo più motivi per cui io dovessi fare un lavoro su me stesso. In realtà poi l'ingresso in struttura, il essere parte di un gruppo che un aspetto fondamentale della comunità, mi ha fatto rendere conto che dovevo lavorare più in profondità, in modo introspettivo, per capire veramente perché ero arrivato a toccare così il fondo, perché avevo distrutto, tra virgolette ovviamente, tutta la mia vita per cosa? Per l'alcol. Volevo finalmente riuscire a mettere da parte tutto, concentrarmi su me stesso, guardarmi dentro attraverso
gli occhi dei miei compagni. Attraverso i loro racconti immagino sia riuscito a venire fuori, a mettersi in gioco. Eh sì, certo, con gli amici, con i compagni è una gran bella cosa, perché comunque tanti vedo che fanno ancora fatica a dire che sì, è vero, io bevevo già al mattino, no, io bevevo solo la sera, impossibile bere solo la sera, poi ridurci niente, è una persona che non vali poco per me, brutto a dirsi, però è così l'abuso. Quindi il riuscire a prendere consapevolezza dei propri problemi attraverso gli occhi dei compagni, attraverso gli occhi, attraverso la parola. A volte è difficile tirare fuori, dire ad alta voce qualcosa che per tanto tempo abbiamo portato dentro di noi, che ci faceva così tanto paura. Invece forse sentirlo nel racconto della storia di vita di un compagno può essere utile per prendere coraggio e per riuscire a dire ok, allora anch'io posso dire questo problema, anch'io posso tirare fuori qualcosa che ho dentro che magari mi vergognavo. Chiedo ancora a Andrea di magari inviare un messaggio ai nostri amici a casa su magari persone che stanno affrontando una storia, un cammino simile al suo, o qualche familiare che in questo momento è in difficoltà e dice come posso aiutare il mio caro? Senz'altro cercate di, ci sono i CERT, ci sono le nostre comunità, non state a casa a bere tutto quello che potete, a rovinarvi la vita finché non ne uscite più, fatevi aiutare, che serve a tutti, specialmente per chi ha una vita fuori. Pensateci bene, non si risolve niente con l'alcol, nulla, e neanche con le sostanze. Vi ringraziamo per l'attenzione, ringraziamo molto Andrea per aver condiviso con noi la sua storia di vita e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie.